Una volta all'anno
valga la pena rimanere svegli e vegliare anche per ascoltare il Vangelo e per condividere l'Eucaristia. Il ringraziamento a quanti in questi giorni hanno sistemato la Chiesa, fatto le prove di canto, sistemato le cose della liturgia e animato questa funzione eucaristica. Ricordo che domani mattina viene incalzata la messa natalizia del giorno e alle ore 9:30 e poi qui a Pescara ancora alle ore 11. Davvero, a nome anche degli altri sacerdoti della nostra unità pastorale, i migliori auguri di buon Natale. Forse ricordate che augurio deriva da augere, che significa aumentare, far crescere. Chiediamoci questa notte che cosa possiamo augurarci che noi cresciamo. La risposta ce l'ha data l'Evangelista Luca questa sera. L'Eucaristia che abbiamo mangiato, la preghiera che abbiamo condiviso. Cresca in voi la carità. Cresca in voi la luce del Vangelo. E la possiamo condividere nelle cose normali, quotidiane della vita. A voi e alle vostre famiglie un santo Natale e un sereno, fruttuoso momento di festa. Come sempre nella benedizione abbracciamo anche gli assenti, coloro che per tante ragioni non sono oggi qui con noi e hanno bisogno della nostra benedizione e di quella del Signore. Il Signore sia con noi. Rispondiamo Padre all'invocazione. Il Padre che nel Cristo nato ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del suo bene. Amen. Il Padre che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto terra e cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Amen. Il Padre che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri liberi e coraggiosi del suo Vangelo. Vi benedica Dio onnipotente che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore accogliendo la parola e ubbidendo alla sua volontà. Nel nome del Signore andate in